A chiusura del settimo giro, io ho completato questo gruppo di maglie alte quadruple, quindi ora andrò a fare le 6 catenelle dell'angolo e un nuovo gruppo di maglie alte quadruple a cui seguirà la chiusura con le 5 catenelle. Allora andiamo ragazze, finiamo questo giro facendo le 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nello spazio successivo ripetiamo il gruppo di 4 maglie alte, di 3 maglie alte quadruple, quindi 4 gettate sull'uncinetto, lavoriamo la maglia senza concludere il punto, facciamo la stessa cosa con il secondo, con la seconda maglia alta quadrupla e lavoriamo la terza chiudendo il tutto. Ecco qua. Ora finiamo definitivamente il settimo giro con 1, 2, 3, 4, 5 catenelle che andremo a collegare con le catenelle iniziali, l'ultima delle catenelle iniziali, con una maglia bassissima. Quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a prendere l'inizio del nostro giro e lavoriamo una maglia bassissima proprio alla quinta, prendendo la quinta catenella che abbiamo lavorato. Tiriamo il filo e così abbiamo concluso questo giro. Passiamo all'ottavo, che è il giro finale che fa da cornice da chiusura. In questo giro troveremo maglie alte triple, vi dico direttamente i simboli, maglie alte doppie, maglie alte quadruple disegnate da questo simbolo. E per la prima volta incontriamo anche queste quattro maglie angolari che sono delle maglie alte quintuple. Niente di particolare, le lavorazioni andranno fatte tutte all'interno delle catenelle. E quindi partiamo con l'inizio dell'ottavo giro che è dato da 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Però, come vedete dal diagramma, abbiamo un'altra maglia bassissima che ci permetterà di spostarci verso l'inizio delle catenelle, dell'archetto delle catenelle che abbiamo già lavorato in questo giro. Quindi facciamo così. Prendiamo una maglia d'inizio sopra il gruppo di 3, aspettate che i fili mi hanno bloccata, ecco qua, e ci spostiamo nel punto in cui dobbiamo lavorare. Facciamo quindi le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E partiamo con 4 maglie alte triple in questo archetto, in questo spazio. Scusatemi, in questo spazio, nel primo spazio che troviamo disponibile. Quindi ne dobbiamo fare 4. 4 maglie alte triple. Una, due,
4. Dunque 4 perché queste catenelle, 5 catenelle, stanno a sostituire la prima della serie. Di nuovo altre 4 maglie alte triple in questo spazio. Stavolta le maglie vanno lavorate tutte completamente, normalmente. Abbiamo fatto la quarta maglia alta tripla. Ora, nello spazio, nei due spazi che abbiamo tra questi gruppi, lavoriamo 4 maglie alte doppie in ciascuno spazio. Una, due, tre e quattro. Altro gruppo nello spazio successivo di 4 maglie alte doppie. Ok, ora nel prossimo spazio formato dalle 3 catenelle lavoriamo 4 maglie alte triple. Nello spazio successivo, tra i primi due gruppi di maglie che troviamo, lavoriamo 5 maglie alte triple. Uno, due, tre gettati. La quarta maglia alta tripla e la quinta a completare questo gruppo. Ora passiamo allo spazio successivo, nel quale lavoreremo 5 maglie alte quadruple. Quindi avremo 4 gettati da lavorare
sull'uncinetto. Due, tre e quattro. L'ultima. Quattro gettati per la quinta maglia alta quadrupla. Vedete che passare da una maglia alta doppia a una maglia alta tripla è necessario per poter dare un livellamento all'altezza della lavorazione, perché altrimenti se avremmo fatto per esempio in questo punto delle maglie alte triple avremmo avuto un picco in salita per poi ridiscendere. Questo è l'angolo della nostra piastrella. E quindi ci troviamo qui, in questo punto da lavorare. In questo archetto di 6 catenelle dobbiamo lavorare queste 3 maglie alte quadruple e 2 maglie alte quintuple. Andiamo con le 4 maglie alte quadruple. 2, 3 e 4, anzi sono 3. Una, due. E 3. Ora lavoriamo le 2 quintuple. Sono queste. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 gettati. Lavoriamo tutta la maglia con tutti i suoi passaggi. Questa è la prima. Andiamo con la seconda. 1, 2, 3, 4, 5 gettati. E lavoriamo la nostra maglia quintupla. Ecco l'ultimo punto di chiusura. Ecco qua, così potete vedere la sezione delle maglie alte triple. Quadrupla, tripla, quadrupla, quadrupla e quintupla. Non ci resta che dividere il nostro angolo con le 5, anzi 2, 4, 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E lavorare di nuovo sempre nelle stesse catenelle d'angolo a specchio i punti che abbiamo fatto proprio adesso, quindi le 2 maglie quintuple e le 3 maglie quadruple, sempre nello stesso spazio. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 gettati per la prima maglia quintupla. La seconda, 3, 4 e 5.
Ora le tre maglie quadruple. Ecco, questo è l'angolo completo, ossia questa parte di lavorazione che vedete sullo schema. Ora non resta che continuare lavorando le nostre maglie. Allora, 5 maglie alte quadruple nello spazio successivo. Ok, sarebbe questo. 5 maglie alte triple in questo spazio, 4 maglie alte triple in questo spazio, 4 maglie alte doppie qui, 4 maglie alte doppie qui e continuare facendo tutto il giro, tutto l'ottavo giro e terminando in questo punto. Allora, continuiamo la lavorazione, ci ritroviamo alla fine per chiudere la piastrella Con la definitivamente. lavorazione dell'ultimo gruppo di 5 maglie alte quadruple, abbiamo completato l'ultimo giro della nostra piastrella gigante. A questo punto non resta che chiudere definitivamente l'ottavo giro, l'ottavo ed ultimo giro, con una maglia bassissima. Poi fermiamo il filo tagliando e chiudendo in questo modo. Ecco, la nostra piastrella è terminata. Ve la faccio vedere in tutta la sua dimensione. E in pratica, una volta ottenute queste piastrelle, la quantità che volete, potrete utilizzarlo per fare dei cuscini oppure per fare dei piccoli poncho unendone 4. Allora la piastrella gigante è questa e l'abbiamo terminata leggendo lo schema. E, vi ripeto, per lo schema, poi vi darò il link su cui andare a scaricarlo. Bene, per questa volta anche tutto. Buon lavoro da Lilla.